Ma devo dire, dopo diciamo così, la delusione, le incertezze dei giorni scorsi, oggi ne ricavo un'impressione molto positiva. Il sopralluogo del presidente della regione Eugenio Giani al cantiere della TAV di Firenze si è concluso con grande ottimismo. Le parti coinvolte si sono dette pronte per portare avanti il progetto con assoluta priorità. Dopo il pressing forsennato delle scorse settimane da parte del sindaco di Firenze Dario Nardella e dello stesso Eugenio Giani, qualcosa si è mosso intorno al cantiere del sottoattraversamento dell'alta velocità di Firenze. RFI ha contrattualizzato lo scorso 1 agosto il ricondizionamento della fresa, comunemente detta talpa, che eseguirà lo scavo. Ad occuparsene sarà la società tedesca Erreknek, che sarà in grado di adeguare a livello tecnologico la talpa entro il 30 marzo 2023, con gli scavi che inizieranno a maggio. Ho visto uno stato della situazione che mi fa pensare che quando a fine marzo la talpa incomincia a partire e scavare metro per metro i 5,5 km di attraversamento di Firenze, salvo poi ritornare indietro e completare il percorso di 11 km, ecco, le condizioni ci sono tutte. E mentre partono a settembre i lavori per il ricondizionamento della talpa, su un binario parallelo viaggiano le opere infrastrutturali, i collegamenti e i lavori per ultimare la stazione Foster nell'area di Belfiore. Questa è la gara di appalto per i lavori, inizierà il 10 agosto, ha detto RFI. L'azienda ci ha tenuto anche a rassicurare per lo smaltimento delle terre di scavo che verranno caricate su convogli ferroviari e portate a Cavriglia, nell'Aretino, dove andranno a formare una collinetta, ma anche per la sicurezza degli immobili fiorentini sotto i quali sarà scavato il tunnel, che verranno monitorati con costanza durante i lavori, dei quali si prevede la fine come termine ultimo nel 2028. Il primo treno di stazione Foster, dalle tempistiche che oggi sono sulla base dell'appalto, che potranno poi essere migliorate in sede di realizzazione e in sede di attività di gara, prevedono che il primo treno a stazione Foster potrà fermarsi entro il 2028, nel primo semestre 2028.